diversa all'interno della vostra residenza dall'inizio dell'emergenza. Cosa è cambiato? Intanto ci siamo da subito attivati per mettere in sicurezza le nostre strutture, quindi i nostri ospiti e tutto il personale specializzato che opera all'interno delle nostre strutture, case di riposo e comunità alloggio. Sto parlando naturalmente degli operatori socio-assistenziali, psicologi, assistenti sociali e tutto il personale che si occupa della manutenzione delle nostre strutture. E diciamo che in un primo momento, avendo interdetto l'ingresso a qualsiasi persona al di fuori appunto di personale specializzato, abbiamo avuto un po', diciamo, dei problemi, se vogliamo chiamarli così, nel rapporto con i parenti dei nostri ospiti, ai quali comunque abbiamo spiegato che tutto quello che stavamo facendo, quindi il fatto che loro non potessero entrare in contatto diretto in questa fase con i propri cari, era solo per garantire ai loro cari, appunto, ai loro parenti, la loro incolumità, quindi per evitare che si potessero in qualche modo verificare dei contagi da virus Covid-19. Che supporto vi è stato dato dalla Regione e dalle ASL? Beh, possiamo dire innanzitutto che le istituzioni hanno un po' tardato a tracciare quelle linee guida su cui noi potessimo in qualche modo orientarci per arginare questa pandemia. C'è da dire, dall'altra parte, che anche dalla Cina le informazioni non sono arrivate molto chiare. E noi, come abbiamo già detto poc'anzi, ci siamo attivati subito con il nostro staff dirigenziale per creare una serie di procedure igienico-sanitarie che potessero in qualche modo mettere in sicurezza le nostre strutture e tutto il personale che vi opera all'interno. E c'è da dire anche un'altra cosa, che dopo una prima fase, diciamo un po' così, confusa, proprio perché non si capiva cosa stesse accadendo di tanto grave, le istituzioni, quindi le ASL, le regioni, i comuni, in qualche modo si sono piano piano attivati e coordinati tra loro per darci delle linee guida più specifiche e per attuare sul territorio una serie di controlli che in qualche modo giovano a chi ha una struttura come la nostra, che è una casa di riposo o una comunità alloggio. Perché? Perché in qualche modo tengono alto lo stato di allerta e quindi tutti quanti devono adeguarsi a queste procedure igienico-sanitarie e ai DPCM che il governo ha emesso dal 4 marzo sino ad oggi. Avete avuto problemi a reperire dispositivi di protezione, quindi mascherine e guanti? Certo che sì, e questo è accaduto per diversi fattori. A causa appunto dell'esplosione dell'emergenza sanitaria a livello nazionale, le aziende che producono presidi sanitari si sono trovate e scoperte in qualche modo per la grande richiesta che c'è stata da parte della clientela, non solo da parte di una clientela professionale, ma anche da parte di molti privati che, vista appunto l'emergenza della diffusione appunto del virus Covid-19, ne hanno fatto una richiesta eccessiva. Fortunatamente, per quanto ci riguarda, noi nel momento in cui stavamo per finire le scorte siamo riusciti a trovare un'azienda che ci ha garantito tutti quei presidi sanitari che sono indicati appunto dai vari DPCM e dalle regioni e successivamente anche dalle ASL locali. Per cui tutto il nostro personale è sempre stato coperto per quanto riguarda i presidi sanitari. Come stanno reagendo i vostri ospiti? Beh, fuori di dubbio che in un primo momento, in particolar modo quando siamo stati costretti per la loro incolumità, come abbiamo detto, a chiudere a chiunque venisse dall'esterno, appunto che non fossero personale specializzato e quindi addetti alla manutenzione delle nostre strutture, quando abbiamo chiuso le case di riposo e le nostre comunità alloggio anche ai loro parenti, beh, questo ha creato un po' d'ansia da parte dei nostri ospiti. Cosa che poi nel tempo però siamo riusciti a spiegare anche a loro e che in qualche modo piano piano è rientrata, e con il supporto dei nostri operatori sociosanitari che sono sempre lì pronti, come ho detto prima, anche a sostenere i nostri anziani, loro in qualche modo hanno superato questa fase.
Abbiamo permesso naturalmente loro di entrare però in contatto con i propri familiari attraverso naturalmente l'utilizzo della multimedialità, quindi dei cellulari. E questo lo abbiamo fatto appunto per mantenere intanto quel rapporto, seppur virtuale, in questo momento di grande emergenza sanitaria. Ha qualche aneddoto, qualcosa che non dimenticherà mai di questo periodo di massima allerta? L'aneddoto che posso ricordare forse è questo: la grande incertezza che c'è stata all'inizio di questa pandemia. La grande incertezza da parte delle istituzioni, ma come ho detto prima, dovuta anche da non chiare informazioni arrivate da lì, da dove è scoppiata questa grande pandemia che ha colpito il mondo intero. Però diciamo che, ecco, se ricordo questo aneddoto come aspetto critico di questa fase di emergenza sociosanitaria, ricordo anche con piacere come ci siamo attivati da subito e come tutta la squadra, quindi tutto il nostro team dirigenziale e tutto il personale addetto alle strutture, non mi stancherò mai di dirlo, si è in qualche modo compattato per trovare soluzioni e per arginare il più possibile questa diffusione appunto di un virus che ancora oggi in qualche modo fa paura, anche se stiamo tornando alla normalità e ci speriamo che appunto rimanga solo un ricordo lontano e un ricordo però di qualcosa che siamo riusciti a superare tutti insieme. Un'ultima domanda: cosa vi sentite di dire ai parenti dei vostri ospiti? Ai parenti dei nostri ospiti possiamo solo che dire grazie. Grazie per la comprensione che hanno avuto in tutto quello che è stato il nostro dovere, ovvero garantire la sicurezza ai loro cari. E questo lo abbiamo fatto mettendo in campo tutta la nostra esperienza, la nostra professionalità, e ad oggi possiamo dire che questo, insomma, ci ha dato ragione. Siamo stati capaci di poter salvaguardare appunto la salute dei loro cari e loro grazie per la pazienza che hanno avuto. D'altra parte, questa pandemia ha colpito tutti quanti noi in modo veloce e un po' impreparato, anche perché non eravamo pronti ad affrontare una cosa del genere. Rimarrà un ricordo di questo, un ricordo ed una pagina storica che in qualche modo avremo scritto tutti insieme. Permettetemi di ringraziare il presidente della nostra società, il signor Maurice Montesi, che in questo momento di grande emergenza sociosanitaria ci è sempre stato vicino e ha fatto sentire a tutto lo staff degli operatori, i dirigenti delle nostre strutture il supporto necessario con ogni mezzo e con ogni metodo per far fronte alla grande emergenza sociosanitaria che stavamo attraversando. A lui va un grazie di cuore per tutto quello che naturalmente ha fatto e sta facendo per mantenere alto il livello di qualità delle nostre strutture, case di riposo e comunità alloggio. Grazie.